La storia di Clotilde Fossati è la prima delle 80 storie che io ho raccolto nel mio ultimo libro intitolato Bianco, Rosso e Giallo, un libro che ripercorre 30 anni di cronaca nera italiana dal 1988 ad oggi, privilegiando però soprattutto quei casi che non hanno avuto il beneficio dei riflettori mediatici. Quei riflettori mediatici che spesso hanno favorito la risoluzione di molti oscuri misteri e che invece in questi casi hanno soltanto determinato l'oblio di queste storie altrettanto tristi, altrettanto profonde e altrettanto drammatiche, storie che si svolgono nelle città di provincia, in campagna, in piccoli paesi, ma anche nei centri storici delle grandi città.